che l'iniziativa che andremo adesso a, a manifestarvi ovviamente abbia deve essere così, davvero anche una premessa importante per farvi capire l'animo con cui anche una banca come la nostra vive questo momento congiunturale. Vi ricordo anche il saluto del dottor Migliorati, il nostro presidente della sindacale, che oggi per motivi professionali, insomma, visto che il lavoro fa abbastanza complicato, quindi non è presente, ma insomma vi saluto attentamente. Certamente non manco di un giorno in cui il problema dell'accesso al credito sia presente sui quotidiani, insomma, mi pare che sia, non credo da oggi, ma insomma sono anni, io ormai sono 43 anni che faccio questo lavoro, 23 anni faccio direttore, insomma non c'è un momento ciclico, periodico, mensile, settimanale in cui il sistema bancario un po' sia sulla gradicola e con esso ovviamente il suo funzionamento. Come pure sono all'ordine del giorno le diverse problematiche che oggi investono le piccole e medie imprese, che non ci dimentichiamo, questo credo sia per voi, credo pari quotidiano, sono il più importante volano per l'occupazione, soprattutto giovanile, che dalle nostre parti, come in tutti gli anni, oggi aver raggiunto livelli a livello drammatici vuol dire essere ottimisti. Licenziamenti, la cassa integrazione, ci dite voi dalle vostre ricerche, sono in netta crescita. Noi possiamo portare la nostra testimonianza diretta, essendo noi soggetti che assumono solo personale, diciamo tutti gli abitanti delle nostre zone di competenza, riceviamo ovviamente parti di domande, parti di richieste di assunzioni. A cui devo dire in passato abbiamo cercato di dare risposte sempre più pronte e più attente, e oggi ci ha più difficoltà perché anche noi ovviamente non aumentando i volumi, quindi ovviamente non avendo migliaia, anzi vedo che in alcuni casi vengono pure chiuse, chiaramente abbiamo difficoltà nel dare risposte immediate, importanti, quelle risposte che tra virgolette si attendono a una banca locale come la nostra. Su quella di vedere poi ho letto c'è un'indagine della GNA importante, no? Sui costi della burocrazia che creano sulle imprese, l'indagine che fa la compartigianata, ma con tutte quelle che tutte le cose azioni di categoria periodicamente vengono fatte, leggendo in esse veramente elementi di grandissima preoccupazione su questi temi dell'occupazione, la burocrazia, il credito e quindi la mancanza di prospettive e poi gli effetti di oggi di imprese. Un altro dato che mi ha preoccupato, che per noi non era sconosciuto, ma comunque va sottolineato, che appena il 7% delle imprese della Tuscia fatto investimenti nel primo semestre e addirittura è previsto che appena il 6 li faranno il secondo semestre dell'anno. Questo è benissimo l'impatto che avrà sull'economia del nostro territorio. D'altra parte l'Italia è un paese che continua a manifestare difficoltà, con l'economia che rimane debole, le ultime proiezioni che abbiamo visto ci dicono che ci vanno a vivere del meno 1,8%, quando all'inizio dell'anno si era ottimisti, si guardava in un meno 1,3%. Di aver scoperto la luna, insomma l'1,8 credo poi un dato che può essere anche destinato ad essere peggiorato se vogliamo, no? Le previsioni sono tutte concordi nel ritenere che non siamo ancora al fondo della crisi, in questo momento negativo che durerà anche nel 2014. Credo che siamo pure qui tutti d'accordo, sicuramente io penso questo, insomma, che il nostro paese oggi ha un rischio più grande al di là di quanto sta vivendo. Essendo gestita da una politica instabile, io chiamo irresponsabile, non riesco a prendere il treno dell'economia, delle prese economiche, comunque si comincia a percepire in tutto l'uomo, questo forse è il rischio più importante che si percepisce. Sulla scia di queste problematiche si è appaggiati, quindi oggi le prese con un contenzioso che cresce di giorno in giorno, quando l'impresa va male, ovviamente non riesce a affrontare a tutti gli impegni, quindi riescono i contenziosi. Siamo arrivati al punto però che per non sbagliare spesso le banche dicono no, anche ad inserire imprenditoriali importanti, e il sistema delle imprese quindi giorno per giorno si spegne, portando un documento paradossalmente anche e soprattutto al sistema bancario stesso, che vede appunto crescere il proprio credito deteriorato. Sostanzialmente il sistema bancario, a mio modo di vedere, si è un po' abituato a se stesso. Dice no a chi potrebbe dire sì, dicendo no peggiora ovviamente tutto l'andamento dell'economia nazionale e locale, in caso nostro, e tutto questo non fa che crescere poi il contenzioso. Rimangono inascoltate autorevoli sollecitazioni rivolte alle banche per dare sostegno e allentare la morte soprattutto di fronte a situazioni gestibili. Io ho detto delle situazioni che veramente sarebbero gestibili, con un po' più di flessibilità da parte del sistema. Un sistema che certamente non riesce a fare sinergia, non riesce a mettere insieme degli
idee per far uscire ancora qualche volta delle aziende che sono in difficoltà, ma che hanno delle buone prospettive, e quindi ovviamente non situazioni gestibili diventano a questo punto ingestibili, generando qualche punto contenzioso. Questo scenario che fa da punto al nostro decidere quotidiano obbliga quindi tutti noi, compresi, ad un'attenta lettura dei dati e a muoverci di conseguenza nella convinzione che solo facendo fronte comune, e questo è indispensabile, quindi l'impiego posto anche in questa logica, ho visto, sia a livello di operatori economici, la situazione di categoria, confini, ovviamente banche, nel caso nostro banca, si potranno reggere le conseguenze più gravi, creando nel frattempo i presupposti per uscire il più presto possibile dalla crisi. Vi devo dire con assoluta verità che la nostra banca non manca consigli di amministrazione in cui non si discute di questi problemi. Molte volte gli ordini del giorno sono fatti hanno altri contenuti, ma poi inevitabilmente si va a cadere in questo tipo di problema. Quando si analizza una pratica, quando si analizzano delle situazioni economiche dei comuni e alcune aziende, poi inevitabilmente il discorso ricade su quello che possiamo e dobbiamo fare noi come banca locale a sostegno dell'economia. Stando infatti generalmente a contatto con la clientela, con i nostri soci, oltre 2300 soci, quindi abbiamo un panorama abbastanza variegato di valutazione e di visione, avvertiamo ogni giorno di pura rassegnazione, il realismo di alcuni padri e madri, di famiglie che con fatica vivono giorno dopo giorno con grande forza d'animo i problemi dei tempi cambiati. Vi porto una testimonianza: quando si consegnavano le borse di studio ai nostri figli e soci, che normalmente viene fatta, la presenza era molto scarsa. Venivano i ragazzi, qualche volta venivano a prendere 500 piuttosto 1000 euro, non si vedeva la presenza dei genitori. Da 2 anni che qui veniamo una presenza molto attenta dei genitori, che quasi ci vengono a chiedergli: ma ci sarà un futuro nella nostra banca, nel nostro figlio? Quindi vedete come sono cambiati i tempi e come sono diversificate le situazioni. Si avverte ogni giorno di più la difficoltà di molte imprese a stare sul mercato di riferimento, pur apprezzando la loro voglia di innovare, creano gli spunti per mantenere fede agli impegni assunti, non solo dal punto di vista finanziario, ma anche per garantire gli attuali livelli occupazionali. Stando a contatto con molte imprese, ovviamente abbiamo anche delle presenze importanti nel nostro consiglio, credo che una delle cose più amare che loro vivono è quando decidono poi di dover mettere in cassa integrazione, addirittura licenziare per 10, 5, 4, a secondo della persona. Vedo che questa forse è la cosa che a loro va più male, perché magari con quel tipo di famiglie sono create anche dei rapporti interpersonali, no? E quindi sono delle questioni ovviamente che non possiamo non fare, ma in cui noi ci mettiamo a fare banca locale. Quindi è chiaro che l'iniziativa che abbiamo messo in piedi nasce da tutte queste premesse, nasce dalla necessità di continuare a investire sul territorio e per il territorio, nella consapevolezza, e lo sottolineiamo fortemente, che senza una ripresa del tessuto economico locale, del tessuto produttivo, non vi è futuro per nessuno. Di questo dobbiamo essere coscienti, e prima di tutti siamo coscienti noi, essendo una banca locale che opera nel territorio e per il territorio. Se questo territorio si depaura, come sta avvenendo, chiaramente il futuro non ce n'è per nessuno. E allora io direi di parlare di questa iniziativa, che mi ricordo sia anche a quella del Mutuo Prima Casa, abbiamo fatto circa all'inizio di gennaio, febbraio-marzo mi pare era, 10 milioni di mutui casa, che abbiamo avuto una risposta non eccezionale rispetto a quella che attendiamo. Questo per ovvi motivi, molti di quali sono stati già indicati precedentemente, no? Oggi impegnare non solo con la famiglia in un mutuo casa a 20-30 anni anche non è facile, vi è il lavoro precariato. Molte volte i genitori non si vogliono esporre, le banche, come diceva il Presidente, poi in questo momento stanno particolarmente attento a dover finanziare operazioni di questa natura. Quindi abbiamo avuto una buona risposta, ma non eccezionale, seppur i soldi erano concreti e tuttora sono concreti. Come questo, è un'iniziativa che è concreta, che è ovviamente vera, non è una solita iniziativa tanto per parlare. 10 milioni stanno sul tavolino, stanno in un apposito cassetto che devono essere loro a essere spesi. Dicevo quindi che quali sono i destinatari di questa iniziativa? Sono le piccole e medie imprese che sono sane, ma che risentono la mancanza di liquidità che rischia di diventare cronica. Per questo abbiamo messo nell'immagine l'ombrello. Non è un caso che c'è un ombrello, ci poteva essere un attentore, ma non è così. C'era il classico detto, in particolare lo sai che ho vissuto nel sistema bancario, che le banche avevano un ombrello ma non piove. Noi ce l'abbiamo voluto mettere, pur se non piove, credo che non solo piove, grandi addirittura, non so se l'ombrello sarebbe sufficiente a
coprire un po' la grande che sta prendendo più, eh? E qui diciamo il messaggio è abbastanza chiaro, SOS non è un dispregiativo, anzi è una cosa che vuole diciamo così unire banca di Viterbo con l'impresa. Quindi diciamo così è un'iniziativa importante, dicevo che destina a finanziare i singoli comparti produttivi, andiamo dentro l'impresa, non andiamo in altri posti, in altri luoghi, è trasversale, non c'è un settore che viene verificato piuttosto che altri. Quindi soldi reali all'economia a tassi che teniamo contenuti come adesso io devo spiegare. 10 milioni, perché 10 milioni? Se iniziamo una somma ovviamente che riteniamo importante, che può finanziare qualche decina di imprenditori, fermo c'è un impegno del Consiglio di Amministrazione, questo già ve lo posso assicurare fin d'ora, che se l'iniziativa dovesse trovare un favorevole riscontro, dato che la banca che ha sufficienti livelli di liquidità, di poterla poi applicare, modificandola, sentendo anche i vostri suggerimenti, ma sicuramente riproponendola, perché però credo che sostanzialmente poi il fine è proprio questo, sostenere l'impresa. Un'iniziativa che vuole ribadire anche il nostro ruolo di la nostra missione, il nostro ruolo di banca locale, non sto qui adesso perché tanto sarebbe illogico, inutile, spesse volte così. Vorrei essere vivo di dire la differenza della banca locale e quella che non lo è, ma insomma ormai sono cose assodate. Abbiamo fatto degli incontri su questo, sulla mancanza di sistema bancario in Viterbo, no, ce n'è pure troppo secondo me, che forse non fa la soluzione, questo è un altro discorso. Però. Una cosa però insomma, va sottolineata ovviamente, insomma, noi siamo qui per ribadire i nostri impegni, la nostra volontà di stare con gli imprenditori, stare con le associazioni di categoria, con i confini. La banca, insomma, cerchiamo di utilizzarla al meglio, è chiaro, vi dico, queste sono iniziative che possono riuscire ad una condizione, ognuno di noi fa la nostra parte, insomma, nel senso che noi mettiamo soldi, mettiamo impegno, mettiamo disponibilità, ma chiaramente ci va da parte di tutti gli attori del mercato una certa sensibilità verso questo tipo di situazioni. Quindi il ruolo delle associazioni che vedi in questo senso di dare un po', vogliamo dire, una sorta di segno positivo, noi lo stiamo mettendo, anche voi nelle vostre riunioni fate sì che questo possa essere percepito, insomma, chiaro che 10 milioni non è che risolvono il problema del territorio del paese, no, però danno la spora, speriamo anche ad altre iniziative di altre banche che vadano in questa direzione. Presentando diciamo, un'iniziativa, che vi dicevo, ovviamente deve anche andare a finanziare le guidate di imprese, quindi abbiamo pensato di finanziare l'acquisto di scorte effettuato negli ultimi 6 mesi, quindi per chi l'ha fatto si propone la liquidità, chi la deve fare chiaramente non porta via la liquidità corrente, oppure finanziare investimenti strumentali da realizzare o realizzati negli ultimi 6 mesi, quindi un arco di tempo abbastanza importante che vede l'azienda ragionare sugli investimenti fatti ma anche su quelli da fare, sulle scorte effettuate e anche quelle da effettuare. Il programma iniziale abbiamo messo circa 10 miliardi, dico circa, non è un caso, dico circa perché questa storia può essere rivista, rifinanziata, riprodotta e replicata. L'importo per singola erogazione abbiamo messo più un tetto di 200 mila euro, però è chiaro che 200 mila euro sono un limite, ovviamente dobbiamo dare anche delle situazioni numeriche, però il Consiglio di Amministrazione si è riservato discrezionalmente di poter dire, vabbè, per alcune situazioni particolari, progetti vari, possiamo aumentare questo plafond, non è che più imprese vanno 5 milioni per una, questo non è questa la logica. Destinatari sono trasversali, società di persone, società di capitale, diritti individuali, finalmente l'impresa nelle sue varie forme giuridiche. Garanzie, abbiamo messo di storica, magari di altre nature, comprese quelli consortili, quindi se i consorzi vogliono affrancare a noi in questo progetto di sostegno all'impresa, credo che se alcune di queste persone dovessero andare fuori convenzione, che ce ne possiamo parlare, lo facciamo giornalmente, no? Però se si ritiene ovviamente che Confini possa affiancare la banca in questo tipo di rifinanziamento all'impresa, disponibilissimi a valutarlo. Durata, fino a 2 anni per l'acquisto di scorte, che sia un tempo necessario affinché il magazzino possa girare, quindi riproporsi, e fino a 5 anni per investimenti strumentali. Qui non abbiamo messo le modalità di ammortamento, insomma ormai è uso del consumo fare gli ammortamenti mensili, anche con le questioni finanziarie.
I tassi, abbiamo proposto due tipi di tassi, li abbiamo visto, abbiamo messo non bloccati, come trovate la nostra cartellina, chiaramente pure da noi qui c'è una barriera di crediti, quindi l'azienda che avrà un credito di rischio più pagherà con mezzo punto più, ovviamente rispetto ad altri. Però proponiamo un 5% se è variabile, abbiamo fatto diversificazione tra socio e non socio, per noi sapete che il socio è un ruolo non secondario, un ruolo importante, perché comunque è quello da cui partiamo e è quello a cui ci riferiamo. Quindi chiaramente non può essere un soggetto terzo e deve vivere anche l'economicità del suo rapporto di essere socio. Tasso fisso 6,625 se non socio, per gli istruttori saranno fatti al minimo aumento dei costi. La documentazione da condurre, oltre a quell'ordinaria valutazione del merito creditizio, ci dovrà essere la controllo delle fatture, delle spese sostenute o preventive, delle spese sostenute. Quelle che andremo a sostenere devono essere realizzate con le politiche bancarie. Ma questo vuol dare veramente una codifica specifica al prodotto che abbiamo creato. Riteniamo che questa iniziativa possa trovare un favorevole riscontro da Santa Rosa, da vedere poi parte tutto. Quindi insomma, con il messaggio che vorremmo lasciare, che sulla banca di tempo, ripeto, c'è con tutti i suoi limiti, con tutte le sue, ma anche con le sue potenzialità. Riteniamo in questo momento sia una abbastanza importante e forte, visto che il sistema è un po' abitato se stesso, credo sembra congelato, poterlo riavviare attraverso queste iniziative credo sia una cosa importante. Credo che del tutto sono andato nella sostanza. Aspetto da voi risposte, anche quesiti, quindi una platea che possiamo dialogare. Siamo qui per avere suggerimenti, ulteriori notizie, e avere anche i vostri commenti. Non sono segretari, visto che vivete l'impresa da vicino, la custodite in qualche maniera, la proteggete, e quindi vorrei avere questa iniziativa, pensare che possa avere un suo seguito, una sua concretezza, che possa ovviamente far sì che il sistema economico di Terbese possa essere rilanciato. Quindi io non lo dico, noi lo sappiamo tutto, ma